Sarri accorcia su Klopp e tiene il passo di Guardiola battendo il Crystal Palace 3-1 in uno dei tanti derby di Londra. Diciamo che la partita è stata bella, ma meno spettacolare rispetto a quello che ci si aspettava alla vigilia, perché comunque il Chelsea è una squadra che ama giocare viso aperto. Mentre il Crystal Palace comunque per me avrebbe dovuto fare una partita un minimo più offensiva. Le occasioni non sono state tantissime. Una è capitata proprio sui piedi di Maier dopo una ventina di minuti, ma l'ha ciccata in un modo veramente pessimo, ha tirato malissimo, l'ha ciccata veramente, ragazzi, tra il disappunto generale, perché comunque l'azione del Crystal Palace era stata stupenda. Con pochissimi tocchi erano riusciti ad arrivare al limite dell'area. La palla servita, diciamo, su un piatto d'argento all'ex Schalke 04 era perfetta, ma lui ha fatto una conclusione veramente orrenda. Comunque l'ex, appunto, Schalke ha vissuto un'estate da svincolato prima di firmare con i londinesi, ma era stato richiesto dal Milan, dalla Roma, dall'Atletico Madrid e veramente da tantissime squadre. Alla fine ha deciso di vivere un ruolo più da protagonista in una squadra di rango un po' più basso rispetto a quelle che ho appena elencato. Comunque da qui a poco il Chelsea comincia a macinare il gioco come sa fare ed infatti va in vantaggio. Prima c'è un ottimo dialogo tra due spagnoli, tra Spilicueta, oggi capitano, e Pedro, e poi lo stesso ex Barcellona crossa in mezzo per Morata due volte, la prima con lo spagnolo, ancora ex, questa volta però Real Madrid, in fuorigioco. E qui ho delle perplessità, perché comunque ritengo che Morata partecipi passivamente, ma comunque partecipi all'azione, e sarebbe stato da annullare a mio avviso il gol. Mentre il secondo, quello sul quale si avventa come un falco Morata, è in posizione regolare, ovviamente, però per me questo gol è leggermente viziato. Ma ragazzi, comunque, sono delle mie perplessità personali. Il gol è da attaccante vero, non l'avevo quasi mai visto fare a Morata questo genere di gol. Un gol veramente da bomber, perché? Perché comunque attacca subito il primo palo, e già questo è un punto a favore. In più si gira e tira con una rapidità impressionante. Io ho sempre considerato Morata una seconda punta piuttosto che un vero e proprio bomber, ma forse mi devo smentire, perché posso tranquillamente aver anche sbagliato. Poi dopo viene annullato un gol a Willian e si rimane più o meno inchiodati su questo risultato per molto molto tempo. C'è un altro gol, tra l'altro, ragazzi, clamoroso, mangiato da Morata, ma era proprio a due passi dal portiere, ma si rifarà nel secondo tempo. Mentre proprio in apertura della seconda frazione di gara c'è la doccia fredda per Sarri, Zola e tutto il suo staff, perché comunque il Chelsea cominciava a gestire, cominciava a fare girare bene il pallone, ma c'è questa doccia gelata, ovvero il gol di Townsend, che nessuno si aspettava. David Luiz buca completamente comunque la marcatura e lascia il numero 10 del Palace libero di fare quello che voleva. Infatti scambia con un suo compagno, che gli restituisce ovviamente poi il pallone, e tira un, diciamo, calcia un tiro fortissimo, e il portiere, ovvero Kepa, non può veramente intervenire, non può far niente. Comunque il Chelsea continua a macinare e manca pochissimo. Sarri ha un po' paura ed infatti fa entrare subito Hazard, che per me diventerà il Mertens del Chelsea, è un giocatore fenomenale. È riuscito a trattenerlo Sarri con le unghie e con i denti, promettendogli anche la fascia di capitano. È veramente fortissimo e per me, lo ripeto, sarà il Mertens del Chelsea, a parte la stessa nazionalità. Ma anche per me le stesse caratteristiche, entrambi non troppo alti, ma entrambi in grado di ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro, ma anche il ruolo di seconda punta. Per me lo farà diventare addirittura un falso 9 e, chi lo sa, un centravanti, ma è una mia opinione comunque. Stavo dicendo che entrano Hazard e Kovacic e la musica un po' cambia, perché alla fine addirittura arriva un altro gol veramente, veramente importante, che manda il Chelsea alla fine sul 2-1. E appunto, da lì a poco, ragazzi, segna anche Pedro. Ovviamente il secondo gol è di Morata, mentre il terzo sarà di Pedro. Ma veramente che cross di Marcos Alonso, la mette in modo perfetto. Marco, tra l'altro, mi sono scordato di precisare, il gol di Morata avviene con un ottimo tiro di sinistro ad incrociare e abbattere il portiere del Crystal Palace, mentre il gol di Pedro è un gol di pregevole fattura, ragazzi, veramente azione che si sviluppa sulla sinistra, cross, anzi, diciamo un passaggio rasoterra di Marcos Alonso, che apparecchia la tavola per Pedro, che da lì non può veramente sbagliare. C'era un cartello enorme
lampeggiante con scritto spingi, e da lì ragazzi ha spinto solamente la palla verso la porta ed ha segnato. Comunque il Chelsea per me è un'ottima squadra, sarà una corsa a tre quest'anno in Premier, lo preannuncio, ma penso che ormai si sia capito, e ragazzi sarà una bellissima Premier League. Io penso e voglio portarvi molti post partita di questo campionato che a me onestamente fa impazzire. Fatemi sapere voi cosa ne sapete di questa mia idea, di questo video della partita. Vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi qualora non l'avessi già fatto, e anche di attivare ovviamente la campanellina, oltre a seguirmi su Instagram, Simoncino, giallorusso. Ciao a tutti.